Presidente Vincenzo Muraca del Vela di Maida, per Inter Forza Stadio Maida. Presidente, insomma, abbiamo visto questa partita dove il Vela forse non ha demeritato, anche se il Vela e il Taverna si devono segnare la squadra, ha giocato la sua partita, ha vinto, anche se quest'albero ce l'ha messa anche della sua, per questa, cioè, ha rischiato anche di ricattivare questa partita. Meno male che il fair play, magari il Vela, la squadra del Vela, i giocatori sono rimasti calmi e abbiamo portato a termine questa partita. Sinceramente, guardate, sugli episodi, un rigore che per noi c'era, quello del Taverna, quello di Giuseppe non c'era secondo noi, come abbiamo visto. Anche secondo noi. Non c'era. E poi praticamente un rigore, anche un altro rigore per il Taverna, che sinceramente l'arbitro non ha fischiato inspiegabilmente. Poi si è reso anche protagonista di episodi veramente, secondo noi, questi continui controfalli che fischiava, questi interventi che si neanche si inventava, secondo noi. Ma io credo che comunque merito al Taverna, che ha giocato la sua partita e è venuto qua per fare la sua partita. L'arbitro comunque ha perso il controllo della partita seriamente, perché o a danno o a favore ha preso degli abbagli, voglio dire, piuttosto importanti, e questo non dovrebbe succedere. Comunque io non sto a parlare adesso né dell'arbitro né degli episodi, sono un po' deluso per il risultato, che non riesce a tirare fuori la mia squadra. E niente, poi ci sono praticamente, lei la partita ovviamente l'ha vista, quindi ha visto che praticamente Scerba aveva avuto la palla per sul 2-1, abbiamo cambiare l'incontro, insomma. Poteva cambiare completamente l'incontro. Ovviamente ci è andata male, perché Penna sull'episodio del rigore per il Taverna praticamente è stato espulso come fallo da ultimo uomo, e questo ci ha penalizzati perché ci ha fatto giocare per quasi un'oretta in 10. E niente, boh, speriamo alla prossima. Presidente, se volesse dare un voto a un video di questo arbitraggio, come lo giudica? Ma è sicuramente insufficiente. Perciò voto un 4, insomma. Insufficiente, cioè non voglio sbilanciarvi oltre, voglio dire, non ritengo che sia all'altezza della competizione. Una breve parentesi: domenica andate a fare un derby a Caraffa, dove una squadra che ha già perso e si trova nel fondo della classifica a 0 punti. Sì. Sinceramente, aspetterà il Vela per rifarsi sicuramente. Che si aspetta? Una partita difficile anche lì a Caraffa? Ma io penso che per noi le partite saranno tutte difficili. Difficile perché ritengo che la mia squadra ancora non abbia capito, voglio dire, l'importanza. Non l'importanza, non si è riuscita ancora a diventare veramente, a ragionare da squadra. Questo ancora ci manca. Ripeto, è un gruppo giovane, sono tutti, voglio dire, alle prime esperienze, sono tutti giovanissimi ragazzi, ma fino a quando non entrerà, voglio dire, il meccanismo del gruppo, della squadra, del giocare insieme e fare meno polemiche e giocare di più, la vedo dura. Comunque adesso andiamo a Caraffa, vediamo cosa succederà. Non è proprio un vero e proprio derby, però voglio dire, andiamo a giocarcela. Ciao Vincenzo, grazie per la tua gentilezza e la tua disponibilità. E a voi, grazie. Adesso.